Cavolo nero, come coltivarlo? Cazzo dai mio cavolo. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi parleremo di cavolo nero, uno dei miei ortaggi preferiti, e parleremo di questo ortaggio perché proprio a settembre si può trapiantare, quindi vedremo il trapianto e come seguire la pianta man mano che cresce. Perché a settembre l'orto non si ferma, anzi continua, riparte e inizia il mio orto preferito, quello autunnale e invernale. Ho voluto dedicare un video specifico al cavolo nero perché è un cavolo un po' diverso dagli altri. Partiamo dal nome, cavolo nero, perché effettivamente è di un colore molto scuro, un verde scurissimo, perché è ricco di clorofilla. Adesso questa piantina è giovane, è ancora abbastanza chiara, ma se la mettiamo al sole, man mano che si svilupperà, prenderà un colore sempre più simile al nero, proprio cavolo nero. Secondo, ha una forma differente, infatti si sviluppa verso l'alto, poi noi potremmo tranquillamente coltivare il cavolo nero e raccoglierlo in una volta sola, come si fa con gli altri cavoli. Se no, quello che consiglio io è quello di raccogliere le foglie in basso, quindi lasciarlo crescere, lui si svilupperà sempre più verso l'alto e prenderà una forma a palmetta, che secondo me è molto ornamentale. E infatti una peculiarità del cavolo nero è che è una coltivazione pluriennale, quindi non è il solito ortaggio stagionale che rimane in campo qualche mese, ma noi lo possiamo lasciare per addirittura più anni. Infatti se lo piantiamo ad esempio in autunno, lo raccoglieremo per tutto inverno, per la primavera, poi in estate lo teniamo coltivato, però magari non raccoglieremo granché, per poi ricominciare a raccogliere in maniera molto abbondante l'autunno e l'inverno successivo. Coltivare il cavolo nero significa avere sempre qualcosa da raccogliere nell'orto, anche nei mesi più difficili invernali, freddissimi, dove gli altri ortaggi fanno fatica, invece lui prospera, è bellissimo e ancora più buono. La cosa particolare è che il suo nome latino è proprio Brassica oleracea acefala. Acefala sta per senza testa, infatti a differenza degli altri cavoli non crea la testa, quindi non crea quell'ingrossamento, quell'avvolgimento di foglie che permette a noi magari di raccogliere tutte le foglie in una volta. Invece con lui dovremo andare a tirar via la cima, ma invece la cosa proprio più intelligente da fare se abbiamo un orto familiare e non abbiamo invece una coltivazione industriale è quello di raccogliere le foglie man mano che ci servono. Il primo consiglio riguarda il periodo in cui trapiantare questa pianta, il cavolo nero, ed è incredibile perché la possiamo praticamente trapiantare in qualsiasi stagione, da aprile fino a settembre. Se la trapiantiamo ad aprile, poi lei crescerà per tutta la primavera e l'estate. La possiamo trapiantare anche in piena estate, esempio giugno, luglio, agosto, però io invece consiglio di trapiantarla a settembre, perché il cavolo nero è una pianta che resiste ma soprattutto ama il freddo. Quindi noi la trapiantiamo a settembre, in un periodo ancora caldo. La dovremo irrigare per qualche settimana, ma poi inizieranno le piogge autunnali e quindi la pianta sarà molto più autonoma e inizieremo a raccoglierla poi in inverno. E la cosa peculiare del cavolo nero è che le foglie, quando arrivano le prime gelate, diventano ancora più buone. Quindi abbiamo una pianta giovane in inverno quando fa le foglie più buone e quindi abbiamo il massimo del raccolto. Se invece iniziamo a coltivarla in primavera, ad aprile-maggio, il cavolo nero crescerà, però non sarà nel massimo del suo splendore, sia a livello di gusto, sia proprio anche a livello di clima, perché lui sta benissimo col freddo. Consiglio di riprodurre il cavolo nero da semenzaio, infatti conviene trapiantarlo in campo quando la piantina è già sviluppata. Quindi se vogliamo trapiantarlo a settembre e vogliamo produrci noi le piante, dobbiamo seminarlo in semenzaio dentro il plateau qualche settimana prima, almeno un 3 settimane prima. Se no possiamo anche acquistare direttamente le piantine e metterle a dimora a settembre. Come secondo consiglio di trapianto abbiamo il bagnetto. Infatti le nostre piantine, prima di andarle a trapiantare in campo, conviene proprio riporle in un secchio con dentro un po' di acqua. Almeno l'acqua, nel mio caso ci ho messo del concime. Potete utilizzare del tè di compost, potete utilizzare dei macerati, potete fare ad esempio il macerato di pomodoro, che è un ottimo fertilizzante, e mettete proprio a mollo le piantine, potete lasciarla lì qualche minuto, tipo un 5 minuti, dipende anche un po' se dovete trapiantarne tantissime, magari sarete un po' più sbrigativi. In questo caso oggi ne piantiamo solo queste qui, solo queste 6, quindi le lasciamo dentro 10 minuti a riposare.
Così facendo le nostre piantine saranno ben idratate prima del trapianto, che comunque è un momento di stress per la piantina, quindi andiamo comunque a tirarle via dal vaso, esponiamo le radici, le mettiamo dentro la terra che magari è secca, quindi è un momento di stress, noi le andiamo proprio a irrigare bene e anche a concimare, così avranno un bello start di energia come crescita iniziale. Il terzo consiglio riguarda il terreno. Infatti, come tutte le brassicacee, anche il cavolo nero è abbastanza esigente a livello nutrizionale, a livello di proprio nutrienti presenti nel nostro suolo. Quindi dobbiamo far sì che il nostro terreno sia il più fertile possibile. Quindi adesso settembre è anche una buona occasione, prima del trapianto del cavolo nero, di fare una concimazione. Possiamo farla qualche giorno prima, come può essere 5-6 giorni prima, come possiamo farlo anche nel momento prima del trapianto. Possiamo mettere dei materiali organici come possono essere stallattico oppure del letame. Se c'è più comodo possiamo utilizzare del compost. In questo caso abbiamo una lettiera per cavalli, quindi ci abbiamo del cippato, quindi una sostanza molto carboniosa che è ideale come pacciamatura, però mischiata anche con la deiezione del cavallo, quindi del letame. Incide sulla fertilità del suolo anche la morbidezza del terreno e la quantità di ossigeno, quindi conviene fare una lavorazione, un bello scasso, e consiglio di farlo con una bioforca oppure con una forca vanga. In questo caso ho la bioforca dell'azienda agricola Iside, chiamata anche bifolca, che è la versione più piccolina. La bifolca è davvero interessante perché è piccolina, leggera e ha i denti che si possono sostituire. Quindi il dente è la prima cosa che si rompe quando si ha una bioforca, anche se ci vuole dell'impegno per rompere questi denti. Noi volendo possiamo svitarli e cambiarli. E la bifolca si adatta benissimo in queste situazioni dove dobbiamo lavorare il terreno, però magari abbiamo già dentro delle piantine, abbiamo delle aiuole non troppo larghe e quindi noi riusciamo a lavorare dentro proprio tra le piante. Quarto consiglio sta nella distanza tra le piantine, quindi il sesto di impianto che andiamo a fare quando trapiantiamo il cavolo nero. Consiglio una distanza di almeno 40-50 cm, perché comunque è una pianta che si sviluppa parecchio, rimarrà nel nostro orto per molti mesi e quindi avrà bisogno di spazio per potersi sviluppare. Se le piante le mettiamo troppo vicine non riusciranno a svilupparsi bene, a meno che le mettiamo più vicine e dopo qualche tempo decidiamo magari di toglierne una sì, una no, così da lasciarne solo alcune che hanno più spazio. Però il mio consiglio invece è quello di metterle già in una posizione dove sappiamo che loro si svilupperanno bene per i mesi e gli anni successivi. Quindi 40 cm tra le piante, se facciamo più file facciamo 40-50 cm sulla fila e invece tra una fila e l'altra possiamo anche lasciare più spazio, anche 60-70. Mentre vi parlo c'è una farfallina di cavolaia che ovviamente gira intorno ai miei cavoli. In questo caso abbiamo una piccola aiuola che aveva già delle zucchine che ho prostrato sul fianco, infatti le ho adagiate tutte in quel lato. Qualcuna era strisciante già e l'ho solo spostata, altre le avevo fatte ad alberello e comunque le ho slegate e messe su un fianco, così da liberare tutta la lettiera e poter mettere i cavoli. Ne metterò uno a destra, sfalsato, e uno a sinistra, qua. Quindi 4 zucchine, ma metto 6 cavoli. E ovviamente queste sono distanze abbastanza grandi, però questi cavoli io li voglio tenere per 2 anni. Se fossi un coltivatore professionista che in questo momento volesse fare un campo di cavolo proprio per fare produzione massima, ovviamente le potrei mettere più vicine, ma raccoglierei tutto in una volta, praticamente al posto di togliere foglia per foglia, raccoglierei tutto in una volta, toglierei tutte le teste questo inverno e poi in primavera pianterei altro. Consiglio numero 5 sta nel mettere i sostegni. Infatti il cavolo nero, se lo lasciamo per più anni, continuerà a crescere in altezza e lui ovviamente sarà tutto spoglio in basso perché noi sotto abbiamo già raccolto le foglie, e crescerà verso l'alto, quindi avrà delle cime pesanti e un fusticino abbastanza esile. Quindi conviene mettere dei sostegni.
forse proprio al momento del trapianto non è necessario, perché per dei mesi non gli servirà. Possiamo già portarci avanti e mettere il sostegno, così siamo sicuri che la pianta già cresce nel posto giusto dove c'è già il sostegno e ci toccherà solo legare. Se no possiamo farlo più avanti. Comunque è necessario un bastone di circa un metro, poi magari il cavolo nero non lo utilizzerà tutto, però c'è anche invece questa possibilità: se si svilupperà bene e sarà una pianta longeva, occuperà tutta la lunghezza. Consiglio numero 6 riguarda le consociazioni. Il cavolo nero lo possiamo trapiantare insieme ad esempio l'aglio, la cipolla oppure il porro, perché il cavolo nero è abbastanza resistente a tutto tranne che alle lumache ed altri insetti. L'aglio e il porro possono tenere un po' alla larga questo animale. E quello che è interessante del cavolo nero è che all'inizio magari lo consociamo giusto col porro, proprio perché comunque si sviluppano in maniera differente, ma col tempo, se noi decidiamo di coltivare il cavolo nero per i mesi successivi, lui continuerà ad alzarsi e sotto il cavolo nero possiamo coltivare tanto altro, come ad esempio le insalate e gli spinaci. Il settimo consiglio riguarda l'irrigazione. Infatti appena trapiantiamo le piantine dobbiamo irrigarle, anche se avete l'impianto goccia a goccia. Passate comunque con la canna o con l'annaffiatoio per dare una bagnata in più, perché questo momento è essenziale per l'attecchimento della pianta. Cerchiamo di darle un po' più di acqua e loro sicuramente riusciranno a crescere meglio nei prossimi giorni. Poi, in ogni caso, non fate mancare l'acqua alle piantine nelle prime settimane, perché comunque il mese di settembre e ottobre sono mesi ancora caldi e quindi il rischio che le piantine muoiano di sete. Specifico questa cosa dell'irrigazione proprio perché in realtà il cavolo nero lo irrigheremo poco andando avanti. Bisogna stare attenti le prime settimane, settembre-ottobre, poi arriva il freddo invernale e ovviamente dobbiamo interrompere le irrigazioni. Primo perché ci sarà già tanta umidità e poi perché fa freddo. Quindi avremo una pianta che si svilupperà benissimo anche nei mesi invernali senza bisogno di irrigazione. Considerando poi che è una pianta pluriennale, quindi che riesce a espandere senz'altro meglio le radici proprio perché ha più tempo per farlo, anche la primavera, l'estate successiva, dovremo irrigarle meno. Proprio quando farà molto caldo, ovviamente se vediamo che la pianta sta un po' male, la andiamo a irrigare. Con questo il video si conclude, spero vi sia stato utile, noi ci vediamo con prossimi argomenti. Mi raccomando, fate i bravi con le piante e fate i bravi col cavolo nero. Ciao a tutti!